Quello che è successo all'Astroworld Festival è stato un rituale satanico e Travis Scott è il responsabile. Questa è una teoria che sta girando negli ultimi giorni nel web. Ero interessato un po' alla vicenda, ero curioso, ma non mi sembrava una cosa da approfondire inizialmente. Ma ieri, per casualità, ho dato un'occhiata ai DM di Instagram e ho visto un messaggio in particolare da parte di un ragazzo. Ve lo metto qui in sovraimpressione. Ho deciso di cliccare sul suo profilo e mi sono accorto che comunque era una persona che trattava in qualche modo di temi religiosi. Ho collegato le due cose e ho deciso di intervistarlo per fare questo video. Gli ho proposto inizialmente il mio progetto, ma non era d'accordo, più che altro non voleva apparire su YouTube. Di conseguenza ci ho fatto una chiamata io per raccogliere un po' di informazioni e vi pubblicherò la sua testimonianza in maniera totalmente anonima. Dalla chiacchierata è emerso che questo ragazzo si occupa di guarire le persone indemoniate in qualche modo. Prima di tutto facciamo un po' di chiarezza in merito a quello di cui stiamo parlando. Sappiamo tutti ormai quello che è successo all'Astroworld Festival. 9 morti accertati e un sacco di feriti. Molti video dell'evento sono diventati virali e uno in particolare ha scatenato questa teoria che ora vi sto per raccontare. Un video dove si può vedere Travis Scott in piedi sopra la folla che continua ad eccitarsi urlando yeah ogni volta sempre più forte mentre fissa i corpi inermi dei suoi fan. Secondo questa teoria, sembra quasi che Travis Scott riceva una forma di energia dal caos mortale che sta accadendo tra la folla. Quasi come se stesse in qualche modo consumando quell'energia, una forma di rituale satanico. Vi lascio alla chiacchierata che ho fatto insieme a quel ragazzo ed altri suoi amici. Mi raccomando, poi ditemi con un commento che ne pensate. Come dice la pagina, sono cristiano. Ok. Però non appartengo, diciamo, a nessuna nominazione, nel senso non sono né cattolico né evangelico, nessuno. Ok. Ok. Comunque ascoltavo molto rap americani o inglesi. Stavo bellissimo. Poi un giorno mi sono spostato completamente. Ok. Non lo so, tu hai sentito un po' la vicenda? Hai un'opinione? Tu sai cosa penso di Travis Scott e queste cose qua? No. Eminem ha dato, tipo Eminem, se lo vai a cercare su internet anche, Eminem ha dato la sua testimonianza, ha detto io ho venduto la mia anima a Satana. E Eminem è diventato famoso grazie a Satana, perché ha venduto la sua anima. In poche parole, Satana che fa? Tu gli chiedi qualcosa a Satana e Satana ovviamente vuole la paga e dice ok, vuoi diventare famoso? Dammi la tua anima. La tua visione, scusami, su appunto sul fatto del concerto, cioè tu pensi che Travis Scott sia responsabile comunque dell'accaduto in qualche modo? Forse Travis Scott, allora, ci sono perché te l'ho detto, Eminem ha venduto la sua anima a Satana ed è come testimonianza, Eminem lo sa. Ok. E forse anche Lil Nas, cioè l'ha venduto sicuro e lo sa anche, però forse Travis Scott è in quella fase che non lo sa. Ti dico una cosa, Dio, Gesù, si usa delle persone, di tutte le persone, anche dei cattivi. La stessa cosa fa Satana, perché cosa dice prima? Satana è un imitatore di Dio. Andiamoci così, Dio è la Nike legit, Satana è la Nike parallela. Ok? Ok. Satana che fa? Andiamoci così, prende Travis Scott, e anche se Travis Scott era lì tipo bloccato, incomincia a cantare. E molti ci sono stati, però lui non si è fermato. Cantava. Però l'indomani ha pubblicato una storia dove ha detto mi dispiace per i miei fan, pregherò per loro, eccetera. Satana, il diavolo, è innanzitutto era appunto chiamato Lucifero, l'angelo di luce, e lui era il capo dei musici nel cielo. Cioè lui degli angeli, sì, sì. Sì, lui scriveva musica per Dio e suonava praticamente alla presenza di Dio. Fin tanto che poi lui è stato cacciato via dal paradiso, perché lui è stato ribelle, ed è caduto sulla terra. Quindi, cosa ha fatto lui sulla terra? Cosa fa lui sulla terra, ovviamente? Cosa sapeva fare meglio di ogni altro? La musica.
Quindi il primo mezzo che Satana usa e sa usare e insegna agli altri ad usare appunto è la musica. Quindi il video per esempio che tu hai visto, che noi abbiamo visto su internet, di questo cantante che cantava con una voce strana, no? E poi... Sì. Quella voce là ce l'ha sempre in realtà, soprattutto Travis Scott e l'autotune che gli mettono. È un effetto vocale che soprattutto nei live è richiesto. Certo, questo sì. Ma comunque in ogni caso ha proprio il suo modo di cantare. Ha avuto un effetto forte, un impatto forte con le persone. Appunto certo. ci sono stati dei morti. Ragazzi, ditemi che ne pensate di tutto ciò. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per restare aggiornati sull'argomento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi altri video. Ci vediamo presto con un nuovo video qua su YouTube. Ciao a tutti.